Salve ragazzi e benvenuti a un nuovo episodio di Bannerlord. Inizio subito con il classico spiegone. Allora, cos'è successo? Allora, intanto ho scoperto che abbiamo la reputazione di essere furbi e Rogue è tipo ladro, o non so bene come sia, cioè furtivo, ipotizzo, ora non lo so. Comunque, volevo farvi vedere la mia lista di nemici, di cui molti sono ovviamente dei battaniani, perché li stiamo facendo guerra, soprattutto Siaramus, che devo ancora uccidere, da maledizione. Ma mi ha stupito trovare qui Calatild, che è della nostra stessa casata, Lucon, che è il capo dell'Impero del Nord, uno di quelli con cui ho parlato per la quest dei nobili e non gli ho mai fatto niente eppure mi odia, e Mesui, stesso discorso. Ci ho parlato per chiedergli una cosa e vabbè. E questo è il nostro compagno, che invece avendo ucciso dei civili si è arrabbiato. Ok. E questi, come potete vedere, che bello. Sono i compianti uomini. Che bello. Oh! Dell'Impero del Nord, Melidir? Ma come? È per questo che mi odia? Io quando l'ho ucciso era dei battaniani, interessante. Ma volevo farvi notare questo. Siamo sposati, ragazzi. Siamo sposati. E tra l'altro relazioni meno due. Vabbè. Siamo riusciti a sposarci con Liena. Questa Liena è un membro sempre qua dei Vlandiani, praticamente. Come ho fatto? L'ho salvata da una morte orribile in un raid, perché stava per essere accerchiata. Mi ha ringraziato ed è andata via. E io ho detto, aspetta un po', fammi controllare. Sono andato nell'enciclopedia e ho visto che non aveva marito. Quindi sono andato a parlarle e gli ho detto, uè, mi garbi. E le fa, ah ok, interessante, troviamoci fra un po' e se ne riparla. Quindi a quel punto scatta il corteggiamento, dovete far aspettare almeno un giorno, riparlarci, e a quel punto inizia un giochino con cui dovete convincerla a sposarvi fondamentalmente, e si basa sugli attributi che avete, carisma e poi sui tratti che avete tipo generosità, queste cose qua. Non ci ho capito una sega, sinceramente. Quindi prima di farlo vi consiglio di salvare, perché una volta che perdete quel giochino lì non potete più provarci con la tipa o il tipo. Quindi salvate come ho fatto io e riprovate. Finito il primo dialogo di corteggiamento, dovete far passare un altro giorno e riparlarci, e ci sarà un altro dialogo sempre minigioco, ma invece di tre pallini da riempire, o quattro, non mi ricordo, saranno due, quindi sarà molto più semplice. Fatto questo, dovete andare dal capo famiglia, in questo caso Aldric, che infatti è uno dei nostri amici, e dovete chiedergli la mano della figlia, o del figlio, insomma, quello che è. Il problema è che dovete anche pagare. Pagate, non ho pagato tanto, ho pagato forse 3.000 monete, non mi ricordo, e lui ti dice ok, adesso siete sposati. E quindi viene la notifica che siete stati sposati. Ora, cosa farò oggi? Soprattutto off camera, perché ora non so neanche lei dov'è, a Pravend. Voglio cercare di allargare la mia famiglia, quindi di avere un figlio. E la cosa più semplice sarebbe tenerla nel party con noi, perché lei, se riesco ad andare nella pagina giusta, lei è membra, cioè sì, membra, vabbè, lei è capo di un party. Ah, Dazis è stato preso prigioniero. Oh no! E quindi non c'è più il party suo. Comunque lei è membro di un party, quindi dovremmo rincorrerla e cercare di convincerla a prendere con noi squadra. Poi, passando il tempo con lei, anche senza parlarci, dovrebbe venire fuori un pop-up a un certo punto in cui è rimasta incinta. Quindi, ora stacco la registrazione del microfono e provo a vedere come si fa questa cosa qui. Ok ragazzi, per reclutare nel mio party Liena, la moglie, ho dovuto, nel caso vi servisse anche a voi, sono dovuto andare sul party e sciogliere il party, quello che lei aveva, così sono riuscito a prenderla, perché se no non puoi prenderla in squadra con te.
Quindi, volevo un attimo capire, Talia dov'è? E ferma lì. Allora, Talia, ti fai un nuovo esercito. Però, te lo fai da te, gli omini ti dipendi da te, che non so dov'è Pravend, sinceramente. Ah, è qua giù, è vicino dove ho trovato Liena. E vabbè, ormai non ci vado, non mi interessa. Allora, quindi, Liena adesso è con noi. Da ora in poi farò un'accelerata e dovremo semplicemente passare del tempo insieme finché, insomma, non succede qualcosa, a quanto ho capito. Siamo ancora in guerra con Battania, quindi con 100 uomini io direi che possiamo quasi approfittarne e andare a distruggere qualche villaggio dei battaniani. Ci sentiamo dopo. Allora ragazzi, ovviamente ho iniziato a registrare subito dopo la lieta notizia, ma Liena è rimasta incinta. È venuto un pop-up viola, ho scritto, ehi, è rimasta incinta. Fine, nel senso, ci ho viaggiato qualche giorno combattendo, ha anche preso delle mazzate lei in battaglia. Ecco qui, in alto a destra potete leggere che Liena has gotten pregnant. Quindi sarà da aspettare, credo, saranno 9 mesi reali nel gioco, ipotizzo, e poi dovrebbe nascere il figliolo e così la casata dei Castelfranco dovrebbe andare avanti, tecnicamente. Sono curioso di vedere come si svolge la cosa, perché poi un domani Steven probabilmente morirà, non so se la serie andrà avanti così tanto, ma la mia partita personale sì. E vorrò vedere come andare avanti, diciamo, nella trama.
Allora, ragazzi, fortunatamente stavo registrando, cioè non so se è una fortuna, perché è nato il figliolo. Ma lei è morta, non lo sto mettendo io in bianco e nero. No, è morta. E quindi sono diventato l'ex marito e c'è un figliolo, Melind. Ah, non mi ha fatto neanche scegliere il nome. Melind. È morta di parto lei. Ma dai. Quindi sappiamo che il nostro figliolo però sarà generoso, onesto, caritatevole e pieno di pietà. Cazzo, questo diventa un gran politico praticamente. E quindi niente, ragazzi. Mentre andavo a gire è venuto un pop-up, è nato e via. Quindi abbiamo anche qui adesso, come vedete, abbiamo il figlio e non abbiamo più però la moglie, quindi stiamo così, facciamolo crescere un po'. Chissà che in futuro magari ci sarà bisogno di allargare la famiglia, ma intanto fammi capire, abbiamo nel party il figliolo? Come funziona? No, non è nel party. E quindi dov'è? Scopriamolo insieme. Andiamo a vedere. N. È stato visto l'ultima volta a Chaikand. Ah, Chaikand è dove c'è nostro fratello, mi pare. Aspetta. Esatto. Quindi, ragazzi, la nostra nuova direzione, dopo aver ucciso un po' qualche looter, sarà Chaikand, la nostra casa natale nel lontano est. Ci vediamo alla prossima puntata.